Nunzio Stancampiano. Nunzietto per tutti. Ciao Nunzio. Ciao. Buongiorno, 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 ben arrivato, come stai? Abbastanza bene, abbastanza, abbastanza bene. Bene. Fatto colazione stamattina? Stamattina sì. Tutto a posto, ti ha portato Saeli a fare colazione o no? No, cioè, no, come si è comportato? Oggi solo un caffè. Antonio è Antonio Saeli, straordinario, anzi lo ringraziamo, c'è una bella collaborazione con lui, porterà esatto, tanti ospiti esatto. In trasmissione. Aspetta che voglio mettergli questo un po' più esatto, in direzione. Così, perché guarda, c'è un mare di gente che lo stava aspettando. Ieri abbiamo annunciato sulle nostre pagine social la sua presenza, lui stesso ha fatto una storia e quindi grazie per averci anche taggato nella storia, sì, che sì. Ci ha fatto avere anche un sacco di messaggi, di camurrie, ma veramente viene viene Nunzio Stancampiano, sì, veramente, perché Alla Catalla è una trasmissione siciliana che è dedicata soprattutto ai siciliani. Dietro di noi abbiamo un sacco di immagini della Sicilia, di personaggi siciliani, e ovviamente tendiamo sempre ad avere più personaggi siciliani possibili alla nostra corte, e la nostra corte in questo momento si arricchisce appunto con la presenza di un personaggio che è famosissimo. Ora la prima domanda che ti voglio fare è: come si gestisce tutta questa popolarità improvvisa esatto. A 20 anni? Ti ha investito fortemente? Ti sei sentito strano, particolare? Ti piace? C'è qualcosa che ti spaventa? È una domanda intelligente, perché non male, no? No, perché per un ragazzo di 20 anni, come hai detto tu, è tutto nuovo, è un mondo particolare. Io sono entrato in quella trasmissione che non avevo chissà che seguito. Io avevo mia mamma. Ma cosa pensavi quando sei entrato? Conoscevano gli amici. Quando i parenti. Sei entrato, cosa pensavi? Cioè, sì. Ce la farò, non ce la farò? Che speranze no, avevi? Io sono sempre molto tranquillo, positivo, positivo e sicuro delle mie potenzialità. Esatto. Vabbè, sai che... Però era un mondo nuovo, ecco. Ecco, quindi certo. Non mi aspettavo tutto quello che poi è successo. Tu devi immaginare che io quando sono uscito da Amici, arrivo all'aeroporto di Catania, e all'aeroporto di Catania tu sai che alle partenze aspettano sempre quelle certo, 10-20 no. persone. Certo, sì. Certo. Io non vedevo nessuno a parte i concorrenti di Amici, Maria, certo. Quindi non vedevo persone da tre da mesi. Tempo, esatto, certo. Perché eri chiuso lì dentro. Uscire dall'aeroporto e sì, vedere tutta quella vero. Gente. Cioè, tu non lo immaginavi che no, sarebbe stato no, così. No, come te l'aspettavi? Cioè, era come, una cosa strana. E allora la sensazione qual è stata? Di paura, di bellezza, di responsabilità? Ero, no, che ne so. Ero incantato e sì, avevo... Anche un po' di timore. Di timore, perché dico, è mo che si fa. E adesso che si fa? La devo sostenere, la devo mantenere questa popolarità, e quindi dovrò sì. Lavorare ancora più sodo di quanto già non abbia fatto. Ma come hai detto tu, sono deriva una grande responsabilità, perché comunque sei di esempio a certo. Delle persone che ti seguono, ti guardano, ti seguono, ti emulano, ti imitano, ti venerano alcuni anche, quindi è una grande responsabilità. No, volevo dire che lui ha dimostrato maturità già dentro la casa, perché poi dopo è stato bravissimo e lo è ancora a gestire la popolarità, ma lì dentro è stato molto bravo perché ha gestito anche bene questo rapporto non facile con la Celentano, no? Perché un altro ragazzo. Rapporto non facile, stava uno finendo al tribunale. Esatto. Stava finendo ai ghiangate, tipo. Un altro ragazzino, un'altra ragazzina la poteva fare finire a Scerra, così diceva dalle nostre parti. Invece lui no. Ha sempre risposto in maniera decisa, ma con grandissima educazione. Devo dirti che tu sei uno dei preferiti di mia moglie. Io ho una moglie, ex ballerina. Esatto. Una donna sui 50 anni che ama Amici perché vede il talento dei ragazzi talento, e vi segue sempre. Certo. Ha detto: ma quanto è bravo Stu Caruso, non solo come ballerino, ma anche come persona. Non era facile, grazie. No? Non era facile no, gestire era per, anche quei rapporti per complicati. Niente facile. Perché comunque è sempre una maestra, va rispettato. Qualcuno che sta al di sopra, il giudizio modo, no? Sia in negativo che in positivo lo devi comunque accettare. Poi certo. Puoi condividere o non condividere. Io sono stato bravo perché ho sempre risposto con educazione. Hai fatto bene. Però fino a che il giudizio è stato tecnico, allora uno può anche accettarlo, anzi lo deve accettare. Poi ci sono stati anche degli screzi diversi e sono nate delle polemiche. Sì, anche sul fatto che lui è siciliano, che non parlava però devo bene. Devo dire che secondo insomma, me questa cosa ha rafforzato moltissimo il tuo personaggio. Ne sei accorto? Ti sì, sei sì, reso sì, conto sì. Di questo? No, ma io sono orgoglioso e fiero di essere siciliano. Ah, ma quello sicuramente. Che venisse al posto giusto, vada, tu, tu sei a casa Sicilia, guarda, anche la nostra scenografia vedi, quest'anno volutamente è fatta di immagini reale, tutte vedi. Siciliane, gli agrumi, Pippo i grandi Fava. Personaggi, Pippo Fava ucciso dalla mafia tanti anni fa, grandi personaggi, come grande personaggio sei tu, però adesso andiamo un attimo indietro.
perché Salvo, io sono troppo curioso, perché sai, la danza, sì, cioè, la danza non è un'arte come tutte le altre, secondo me, perché prevede anche un sacrificio fisico, un allenamento. Ma per questo lui era temprato, perché sai, l'attore anche fa sacrifici, deve imparare la recitazione, la tempistica, i fiati, la dizione. Io sono assolutamente d'accordo che sia difficile. Il comico deve prepararsi, deve, però già è molto più semplice, arrivi là, ti prendi un microfono. Ma un ballerino deve recitare mentre balla, perché assolutamente certo, deve certo, esprimere certo, no, qualcosa, e poi deve lavorare tanto, perché il fisico poi deve essere allenato, assolutamente deve essere allenato, proprio come un atleta, né più e né meno, che però deve anche poi esprimere artisticamente quell'allenamento. Quindi insomma è un'arte secondo me molto, la danza, complicata, la danza è sacrificio, e devo dire che sono anche preparati e temprati. Assolutamente, però, dico, perché, fatta la premessa, perché un ragazzino, quando hai cominciato tu a danzare? 5 anni. Ecco, perché un ragazzino di 5 anni comincia a danzare piuttosto che a giocare o pallone che compagno do cuttiglio? Punto interrogativo. È la domanda che fanno in no, perché di solito sai a 5 anni te la devo fare, ma perché ti piaceva, ragazzi, ti piace il calcio? Sì, no, no, poco. Io sì, sì, io gioco, quindi comunque ti piace anche il calcio. Sono innamorato per ma l'amore per la danza è tuo, innamorato è stato per indotto, no, l'amore per la danza per è mio, è solo che io da piccolino a 5 anni, come ti dicevo prima, ero iperattivo a casa. Ecco, sentivo musica, dovevo ballare. Che poi ballo non era, ma era solamente movimento, ci mancherebbe, erano movimenti, però c'era già qualcosa, c'era un input, c'era l'input. Anche gli ignoranti capivano che chi sta a ballare, tu vicini da ballare. Perfetto. E quindi da lì poi sono andato a scuola di ballo, una cosa tira l'altra, e da lì mi è piaciuto, mi è... oppure capito che ero bravo. Guarda, guarda chi c'è lì, guarda chi c'è lì, guarda chi c'è lì, c'è Raimondo Todaro. Eccolo. Infatti la domanda successiva, ma non sapevo che arrivasse lui, è rivolta proprio a Raimondo Todaro, che è stato importante per te. C'è stato un momento in cui non vi siete forse compresi, però vi siete chiariti subito, da catanesi, da siciliani, insomma, no, infatti, da amici. Con lui è stato molto più facile, esatto, perché uno ci conosciamo da esatto, Raimondo si può dire che mi ha cresciuto. E poi, come hai detto tu, siamo siciliani, quindi con mi un'occhiata capiti, ci passa uno sguardo per capirci. Poi lui è un signore, abbiamo avuto un battibecco all'inizio, ma però lui è molto per bene, vero? Noi sì, lo conosciamo bene, sì, il nostro, guarda, amico. L'abbiamo bene, contattato, volevamo farlo intervenire, ma lui è ad amici a Roma e quindi oggi ha impegni, come dire. Abbiamo delle immagini, un attimo, le vediamo sì, che cosa possiamo preparando, anche mettere nello sì, sfondo sì, dietro. Guarda, se guarda, ti facciamo rivedere. Ti rivedi ogni tanto nei video di sì, amici, sì. Quando ti rivedi trovi dei difetti. Che provi? Trovi la cosa, questa la potevo fare meglio. Io sei un critico. Io non mi piace mai. Non ti piace mai. Io sono della mia persona, giusto, sono super critico.